Pupillo di Louis van Gaal, è uno dei giovani attaccanti esterni olandesi con maggior estro, di origini ghanesi, classe 1994. Si chiama Memphis Depay del PSV Eindhoven. Adam Mordrek muove i primi passi da calciatore nella squadra del suo paese prima di essere notato dallo Sparta Rotterdam. L'11 lì, l'esterno offensivo, rimane 3 anni prima di passare al PSV Eindhoven. Dopo 5 anni nel 2011 viene aggregato alla prima squadra, con la quale debutta a fine settembre in Coppa d'Olanda trovando il gol. Il 26 febbraio 2012 arriva l'esordio anche in campionato nella vittoria per 3-2 contro il Feyenoord, e 20 giorni più tardi il primo gol nel 5-1 all'Evergen. Conclude la prima annata con 11 partite, 5 gol e 2 assist. Nella stagione successiva trova un minutaggio maggiore, collezionando anche 5 presenze in Europa League. Nell'estate del 2013 viene ceduto Mertens al Napoli, il tecnico Cocu decide di puntare su Depay per sostituirlo. Diventa titolare e contro i belgi dello Zulte Waregem nel turno preliminare di Champions League trova un gol meraviglioso con un gran tiro da 30 metri. Het lukt van dichtbij maar niet, het lukt combinerend maar niet om uiteindelijk het doel te vinden en dan maar een keer van... 36 partite tra Eredivisie, Coppa Nazionale, turni eliminatori di Champions League ed Europa League in questa stagione, con all'attivo 11 gol e altrettanti assist per i compagni. Le sue prestazioni hanno reso inevitabile la convocazione di Louis van Gaal per la nazionale maggiore, con la quale ha già 4 presenze per il tecnico Orange nella lista per i prossimi mondiali in Brasile. Velocissima, specialista dei calci piazzati, destro naturale dotato di un gran tiro dalla distanza, ci descrive il giocatore Andrea Calogero di Fox Sports. Il ragazzo è un attaccante esterno, solitamente parte da sinistra per accentrarsi sul piede forte che è il destro e per andare a provare la conclusione verso la porta. È un giocatore molto rapido, molto tecnico, con una buona tecnica e anche una buona visione di gioco. Ma il difetto credo che sia l'inesperienza, ed è abbastanza inevitabile perché comunque un giocatore di 20 anni che ha ancora grandissimi margini di crescita. Invece il pregio migliore secondo me è la sua capacità di puntare l'uomo, di saltarlo, di andare sempre alla conclusione e di farlo sempre con grande pericolosità. È ancora giovane, quindi credo che possa essere plasmato anche per altri tipi di ruoli. Io credo che possa diventare anche un'ottima seconda punta in una squadra che giochi con un punto di riferimento centrale e una punta più rapida, più veloce, che possa girarle attorno. Le qualità tecniche sicuramente sono indiscutibili. Lui quest'anno è stato lanciato stabilmente in prima squadra da Cocu, che lo aveva avuto nelle giovanili, ha ricoperto il ruolo che prima era ricoperto da Mertens. Potrebbe essere stata la stagione della consacrazione. Adesso sta facendo molto bene, ha 9 gol in campionato, 3 nelle ultime 3 partite. È un ragazzo che col passare dei mesi sta sicuramente acquisendo esperienza e potrebbe anche lasciare il PSV a fine stagione. Beh, credo che interessi un po' a tutti, è uno dei migliori prospetti del calcio olandese nel giro della nazionale di Van Gaal. In particolare il Milan ha messo gli occhi su di lui già da diverso tempo, vedremo, perché il PSV è comunque una bottega piuttosto cara. Io credo che valga non meno di 7-8 milioni di euro.
Secondo la stampa inglese, la prossima estate sarà testa a testa fra Arsenal, Liverpool e Tottenham per aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante del PSV Eindhoven legato al club olandese fino al giugno del 2017. In Italia lo seguono con interesse Inter e Milan. I prossimi mondiali potrebbero consacrare il suo talento che con la maglia biancorossa continua a crescere.